Oddio! Si nota tantissimo la differenza di sfondo dopo il mio unboxing. Se non l'avete visto, cliccate qua. Oggi parliamo di Mahou Shoujo. Con il termine Mahou Shoujo, oppure Majoukou, si intende un particolare tipo di anime o manga shoujo. Questa categoria nasce dalla fusione della commedia e del fantasy, unendo quindi i classici temi dello shoujo con elementi di stampo magico o fantastico. Ragazzi, dovete sapere che io ho un problema con le maghette, le amo. Da piccola ero fissatissima e credevo fermamente di poter diventare una di loro un giorno. Ci credevo così tanto che, ripensandoci, mi sale l'imbarazzo. Ne approfitto per chiedere scusa ai miei genitori, che quasi sicuramente staranno vedendo questo video. Scusa mamma, scusa papà, ero una bambina strana. Le tipologie di Majoukou sono davvero tante. Nel video di oggi ho deciso di parlarvi di 5 anime a tema Mahou Shoujo che più adoro. Cardcaptor Sakura. Questo è uno di quegli anime che da piccola sì, seguivo, ho guardato, mi è piaciuto, ma diciamo che non ne andavo matta. Mi piaceva molto la parte estetica, adoravo Kero-chan. C'era una mia amica alle elementari che aveva lo zaino di Sakura con attaccato Kero-chan e io avevo l'invidia a mille perché lo volevo. Adesso che invece sono cresciuta, adoro Cardcaptor Sakura il doppio. Sarà che ho letto il manga ai tempi del liceo e grazie a ciò sono riuscita a cogliere tutti i messaggi non poi così subliminali delle Clamp. If you know what I mean. Avete presente il fratello di Sakura e il ragazzo che piaceva a Sakura inizialmente? Ecco. Oddio, anche Tomoyo era super gay. Vabbè. Poi la Magi Madoka Magica. A pensarci è l'anime più recente di questa lista. E boh, io amo Madoka. Mi piace tantissimo. Anche se penso che ormai lo sappiano un po' tutti. Madoka Magica è uno di quegli anime di cui non devi proprio fidarti delle apparenze. Ho visto quest'anime quando era ancora in airing, quindi stava uscendo. Io settimana dopo settimana vedevo i nuovi episodi. Ed è stato terribile! È stata davvero una sofferenza. Ancora adesso, quando sento l'ending magia, mi sale l'ansia. La mia preferita è Mami. È proprio lo stereotipo di ragazza magica perfetto che io adoro. Già. Fancy Lala. Quanto era bello Fancy Lala. Non se lo caga nessuno, io lo adoravo. Pensandoci, forse lo amo così tanto perché è un concentrato delle cose che più mi piacciono. Il disegno, le ragazze magiche e le idol. Fancy Lala infatti è decisamente diverso rispetto ai soliti anime Mahou Shoujo. Perché pur essendo una ragazza magica, non combatte alcun tipo di malvagità aliena o altro. La protagonista, nella sua seconda vita da Fancy Lala, fa l'idol. E i suoi nemici sono i problemi di tutti i giorni. Quanto era bella la penna che usava per trasformarsi e per disegnare gli abiti. Era il sogno della mia infanzia. E grazie a quell'anime che ho iniziato a disegnare abiti. Mi ricordo che comprai un album apposta per disegnare solo vestiti e non so, era bellissimo. Grazie Fancy Lala. Pensare poi come queste cose non mi siano servite a nulla nel futuro, però. Sailor Moon. Chi non conosce Sailor Moon mi sembrava ovvio doverlo citare. Da piccola mi piaceva un sacco, da tutti i punti di vista. Mi piacevano le battaglie, mi piacevano i personaggi, mi piacevano le tematiche. Tuttora posso dire di continuare ad amarlo per la parte puramente estetica dell'anime. Ricordo ancora benissimo il giorno in cui ho visto la prima puntata. Poi da piccola mi piaceva un sacco la tematica dello spazio, delle costellazioni, dei pianeti, quindi era proprio wow. Curiosità time, lo sapevate che Sailor Moon è il primo Sentai Mono che ha come protagoniste esclusivamente delle ragazze. Il Sentai Mono è un genere in cui il protagonista non è solamente uno, ma un gruppo di personaggi che lottano contro le forze del male. Dopo figure come Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco, oppure i Power Ranger, Sailor Moon riscatta l'identità femminile anche nel ruolo di eroine unite in gruppo, e quindi il primo Sentai Mono totalmente femminile. Finiamo con il mio preferito in assoluto, Ojamajo Doremi o Magica Doremi. Un po' come in Fancy Lala, Doremi unisce degli elementi che da piccola adoravo, tra cui la musica, i negozi e ovviamente le ragazze magiche. La mia serie preferita è quella dei dolci. In giapponese si chiama Motto Ojamajo Doremi, mentre in italiano è Doredo Doremi. Del tipo che se prima volevo diventare una ragazza magica, adesso il mio obiettivo era diventare una pasticcera.
Forse la prima opzione era più probabile. Poi in Doremi, un po' come in Usagi o Bunny di Sailor Moon, mi ci rivedevo tantissimo. Goffa, un po' scema, sincera, che non ne combina una giusta, e anche una grande amante delle bistecche. Un'altra cosa, di Doremi avevo un sacco di gadget e giochini a tema. Vorrei mostrarveli tutti in un video, ma sarà dura recuperarli tutti perché sono davvero tanti e col trasloco ho perso un po' di cose per strada. Però vi giuro, avevo di tutto di Doremi. Ma poi vogliamo parlare di quanto siano belle le sigle. Vi giuro, battono tutte le altre sigle di tutti gli altri cartoni animati. Le adoro. Penso si sia capito di quanto io ami Doremi, quindi chiudiamo. Questo era l'ultimo anime a tema Mako Shoujo di cui volevo parlarvi. Grazie mille per la visione. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mi raccomando, è molto importante. Ho parlato fin troppo, sto sudando tantissimo e vi auguro un buon proseguimento delle vostre vacanze. Non so se in questo periodo pubblicherò video come sempre, spero di sì, ma non vi prometto niente perché anch'io sarò in vacanza finalmente. Grazie ancora, sono molto attiva anche sugli altri social network, se avete voglia seguitemi anche là. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao miau! Che caldo, ho caldo proprio qua, nella piega delle gambe. Corro ad aprire la finestra.